Ciao ragazzi, io sono Red e oggi abbiamo qualcosa di molto speciale da mostrarvi. Un nuovo fucile Specna Arms, compagnia che ci ha regalato grosse gioie e ci sta regalando grosse gioie ultimamente. Stiamo parlando dell'SAA03M Chaos Bronze Edition, replica del fucile MK18 Magpul Concept. E direi che possiamo partire subito con l'unboxing, ma prima sigla. Bene ragazzi, partiamo con l'unboxing, normalmente non lo facciamo ma in questo caso ci sembra doveroso, quindi apriamo, packaging Specna, abbiamo la schiuma solida all'interno che fa sì che il fucile non vada da nessuna parte e sia protetto da qualunque tipo di urto, sia ai lati che come avete visto anche sopra. La prima cosa che troviamo è il certificato di qualità della Specna, controllo delle parti esterne del fucile, controllo dei contenuti all'interno del packaging e la performance generale. Subito sotto troviamo invece i 5 colpi di prova che sono stati sparati con questo fucile per controllare ovviamente che funzionasse nella maniera corretta. È indicata la velocità di uscita del pallino in FPS in questo caso, diametro del pallino che era ovviamente un 6 mm, il peso che era uno 0,20, la temperatura esterna a cui si è sparato che era 25 gradi e l'op-up che era completamente aperto. Subito dopo abbiamo il manuale di istruzioni, molto molto carino, tra l'altro sono molto molto fighe anche le foto che sono all'interno, dove vi viene spiegato tutto per filo e per segno su come montare, cambiare la batteria, mantenere il fucile, gli immancabili adesivi Specna che ve ne danno veramente un bordello, cosa che apprezziamo sempre, e poi partiamo con i componenti effettivi. Come gadget troviamo un pratico porta badge molto molto carino. Subito dopo abbiamo una molla over, ovviamente in caso voi giochiate fuori dall'Europa. Sul fucile ovviamente ce n'è montata una da 0,90 in modo tale che siamo conformi alle regolamentazioni italiane. Subito dopo troviamo un caricatore in tecnopolimero rinforzato, è maggiorato, quindi avete la rotellina e lo spazietto per mettere i pallini. Come potete vedere è simil Magpul, lo saranno anche altri componenti sul fucile in quanto, come c'è scritto nel nome, è un simil Magpul. Molto molto carino. Successivamente troviamo una delle cose più importanti, ovvero un cavetto che ci servirà poi per connettere la centralina Titan con il computer. Troverete anche questo piccolo cosino qui che si connette al cavo della batteria, a cui poi potrete connettere questo, che vi serve per connetterlo direttamente al computer e settare la vostra centralina. Cosa molto figa che si può fare anche da app per telefono, che devo dire è una grossa comodità. Subito dopo abbiamo il pezzo forte, che è il nostro fucile. Ragazzi, è veramente veramente molto bello, ma è anche super leggero, ok? Molto molto figo, soprattutto questo frontale bronzo spacca veramente ragazzi, tacchi di mira flip up, no, è proprio un bel fucile. Passiamo quindi a vedere i componenti interni. Beh, ma qua sotto c'è anche il catalogo, che figata! Credo c'è anche la topa qua dentro. Bene, direi che possiamo partire parlando delle componenti interne del fucile e ci aggiungo anche una cosa. Questa che avete davanti ai vostri occhietti è un'edizione limitata. Perché un'edizione limitata? Beh, perché più grande novità e soprattutto punto di forza di questo fucile è che al suo interno c'è una centralina Titan Advanced montata di fabbrica. Questa è una cannonata. Infatti avere all'interno del fucile di fabbrica un MOSFET drop-in stacca questo fucile da qualunque altro fucile elettrico, rendendolo molto superiore e avanzato. È possibile infatti andare a cambiare e modificare parametri interni del fucile, 20 in particolare, utilizzando l'applicazione del telefono, quindi anche in game volendo, o attaccandolo direttamente al computer. Questo è incredibile perché ci sono veramente 250 parametri diversi che potete andare a modificare, rendendo quindi il fucile adatto e comodo a seconda delle vostre esigenze, ma vi farò vedere successivamente come fare un pochino più nello specifico perché c'è tanta roba da coprire. Quindi mettiamo un attimo da parte il Titan di cui parleremo in seguito e continuiamo parlando degli interni. Gli interni del fucile sono di quarta edizione Specna Arms, troviamo quindi un gearbox versione 2 rinforzato con cambio molla rapido. Il cambio molla rapido ormai è essenziale su fucili su cui si vuole fare un custom abbastanza importante, e in particolare su questo fucile è stato ben realizzato e ben pensato in quanto il guidamolla è in metallo, quindi estremamente resistente. A dare vita al tutto abbiamo un motore M120 con boccole da 8 mm e ingranaggi in acciaio, veramente un toro. Subito seguito da un pistone in tecnopolimero alleggerito e una testa pistone con o-ring in alluminio. In poche parole, degli interni veramente ben curati. Spostandoci poi sull'esterno invece, la replica è interamente realizzata con una lega di zinco e alluminio, quindi leggero ma resistente, rendendolo alla vista ma anche al
tatto molto uniforme e pregiato. Ovviamente, come nella maggior parte dei fucili Specna, ci sono gli elementi che sono più soggetti a rotture o a sforzi in acciaio. In poche parole, tutte le viti e i perni. Il calcio e l'impugnatura, come potete vedere, sono realizzati invece in tecnopolimero, super resistente e anche qui al tatto non deludono proprio per niente. Successivamente tutto il corpo e soprattutto le slitte sono state anodizzate in modo tale da essere estremamente resistenti sia all'ossidazione che alla corrosione possibile, in modo tale che voi possiate prendere il vostro adorato fucile e andarci a giocare in mezzo alla palude. Non fatelo. Invece la verginatura. Per quanto riguarda invece la verniciatura, il fucile è stato prima tutto levigato e poi verniciato a polvere, in modo tale che non venga via molto facilmente e anche in seguito ad alcuni graffi il fucile non vi si sbraccioli. Sul corpo del fucile sono presenti loghi serigrafati USMC, molto molto fighi, ci sono i loghi NATO e Marine, veramente belli. Inoltre la replica è veramente ben assemblata, tanto da essere paragonabile, o perlomeno da essere comparata solamente con altri pochi produttori, come possono essere GP o per esempio Classic Army, ed è perfettamente bilanciata, cosa veramente impagabile su questo genere di fucili, in quanto vi devono essere comodi da usare e se troviamo un fucile troppo pesante sul davanti o sul dietro spariamo veramente da schifo, ve lo assicuro. In poche parole, abbiamo la possibilità di essere estremamente mobili, per così dire, e avendo anche un peso che è praticamente impercettibile perché pesa veramente pochissimo, abbiamo anche una velocità nell'andare in puntamento superiore alla maggior parte dei nostri avversari. Piccola nota sulle batterie: il fucile è stato adattato per funzionare sia con batterie lipo che life, quindi potete metterci quello che volete e sparare come dei cavalli. Come potete vedere è dotata di RIS superiore da 22 mm e un set di slitte RIS anteriori e ovviamente il calcio che vi ho detto prima che è regolabile telescopico. Pip. Troviamo anche tacchi di mira abbattibili, veramente belle, sono arrivato ad amarle, soprattutto grazie alle regolazioni di quella posteriore. È ovviamente possibile smontare tacchi di mira metalliche per montare un qualunque tipo di sistema optoelettronico che si adatti al vostro stile di gioco. Troviamo inoltre un ball catch and release funzionante, quindi quando andate a tirare indietro la leva dell'otturatore questo rimane aperto e premendo questo tastino qui è possibile invece chiuderlo. Per farvelo vedere anche dalla parte opposta, andiamo a tirare indietro, rimane aperto, cambiate le vostre piccole impostazioni a seconda delle vostre esigenze, senza farvi male al ditino perché rimane bloccato indietro, e da dietro lo sganciamo in modo tale che si chiude e non ci entra dentro il polverone. Finito di parlare degli interni e degli esterni, prima di parlare in maniera più approfondita del Titan, aggiungo un paio di parole sull'estetica. La prima cosa che salta all'occhio su questo fucile è sicuramente il RIS, di questo colore bronzo, veramente molto figo. L'altra cosa figa è che, come potete vedere, è in stile MK18, da 9 pollici e mezzo e ha la caratteristica principale di essere figo, perché io ad oggi non ne avevo ancora visto uno così ben fatto e di questo stile qua, se non in un Daniel Defense originale, quindi fucili UFC, ma quello è tutto un altro mondo. Caratteristica principale da un punto di vista non estetico è che è anche molto comodo e soprattutto leggero, non è uno di quei blocchi di adamantio che pesano 70 kg, ma è ben realizzato e soprattutto funzionale. Per quanto riguarda invece gli innesti Magpul, troviamo un'impugnatura pistola Moe stile Magpul e un calcio stile CTR Mod 1. Queste due parti si vanno a sposare molto bene con il RIS, in quanto non sono dello stesso colore, ma ci si abbinano quel tanto che basta. Sono comode, sono funzionali, sinceramente non sono fan dei calci enormi, questo mi piace molto e rende il fucile snello e soprattutto in linea con il vostro corpo, e l'impugnatura la sentite che è bella salda in mano, tra l'altro molto carino che vada un pochino più in su e vi accompagni la mano quando lo impugnate. Se poi siete dei Renactor veramente patiti che vogliono quindi avere giustamente il fucile più simile all'originale possibile, si possono andare a sostituire questi due componenti con una spesa minima e renderlo effettivamente il più realistico possibile. Miau. Finito di parlarvi di vita, morte e miracoli del fucile, direi che possiamo riaprire quella parentesi che avevamo chiuso per il momento. Quindi parlare del Titan e di come impostarlo. Per comodità vostra, più che nostra, vi faremo vedere come funziona direttamente da applicazione, mostrandovi passo per passo tutti i parametri che potete andare a impostare. Quindi seguiteci. Come on! Bene ragazzi, adesso vediamo come funziona il Titan. Basta connettere questo adattatore all'attacco per la batteria, che lo andiamo a posizionare qui. A quello attacchiamo il cavetto con USB fornito direttamente in scatola. Io ho la
lo andiamo a connettere. E poi per connetterlo in questo caso al telefono, se avete il PC invece c'è un normalissimo attacco USB. Andiamo ad attaccare questo adattatore qui all'attacco Type-C, perché ho il telefono in attacco Type-C. Sul telefono avrete già scaricato l'applicazione GCS. Andiamo ad attaccare la presa USB. Come potete vedere l'attacco si illumina, ci fa capire che l'ha ricevuto. Ci chiede conferma se vogliamo connetterci, gli diciamo di sì. E ci siamo connessi, come potete vedere. Andiamo in opzioni e troviamo tutte le varie opzioni possibili. Andiamo per esempio in settings, che ci permette quindi di andare a modificare appunto tutti i parametri di cui vi parlavo poc'anzi. Qui possiamo andare a cambiare le varie selezioni di fuoco. Questo invece è il precocking, che ci permette di impostare il fucile in modo tale che il pistone rimanga sempre tirato e che quindi il delay da quando andiamo a sparare e quando il colpo esce sia ridotto al minimo. Questa impostazione qui, che è switch mode via fire selector, ci permette di cambiare la, ovviamente, modalità di fuoco a seconda del punto del selettore di fuoco impostato sul fucile che abbiamo, che normalmente si lascia sempre on, ovviamente, in modo tale che quando mettete il fucile in sicura vada in sicura, quando in semiautomatico, eccetera eccetera. Abbiamo anche il precocking boost, che ci permette quindi di aumentare ancora di più la velocità di fuoco del fucile. In questo caso è su low, si può essere messo anche su medio o alto. Qui abbiamo il burst mode, ovvero quando andiamo a sparare in automatico ci permette di decidere se farlo in completamente automatico o interrompibile, e poi andare a impostare anche dopo quanti pallini la raffica di fuoco si andrà a interrompere. Qui possiamo andare invece ad inserire la raffica del burst, quindi quando andiamo in semiautomatico quanti pallini usciranno e impostarcelo. Molto molto figo, si può arrivare fino a 10. C'è la possibilità anche di stabilizzare il ROF, che ci permette quindi di avere una striscia di pallini continua e precisa. Sì, però se non me lo prendi io bestemmio. Quanto controllo abbiamo del ROF su un 100%? Lo sniper delay, che è l'esatto opposto del precocking, ovvero avremo un ritardo quando andiamo a premere il grilletto rispetto a quando il pallino esce. La battery protection, che ci permette di impostare che batteria stiamo usando. In questo momento è in lipo, poi successivamente si può mettere ovviamente in lifo e impostarla a seconda delle esigenze. L'avviso per la batteria scarica, che ci avvisa in questo caso. Che cazzata! L'avviso per la batteria scarica, che è impostata a 3.4 volt, quindi quando si arriva a quel livello lì di carica della batteria ci si avvisa che non sta funzionando come dovrebbe. Abbiamo un limite di 30 pallini di raffica, che ci permette quindi, una volta andata a impostare l'automatico, di non poter sparare più di 30 pallini senza ripremere di nuovo il grilletto. Molto realistico e molto figo. Il cycle detection, che ci permette di controllare e registrare tutti i dati di fuoco durante la partita e poi dopo andarli a controllare finita la partita, appunto. Abbiamo ovviamente un equalizer per il sistema elettrico, il freno in questo caso attivo, che permette al motore, una volta finito di sparare, di non bloccarsi di colpo. Successivamente abbiamo questa pagina sui sensori, in questo caso vediamo quello del grilletto. Infatti quando noi andremo a premere il grilletto, come potete vedere, si accendono i sensori. In questo caso mi sta dicendo quanta pressione io sto mettendo e me lo rivela direttamente qui, e mi permette di andare a impostare quanto sensibile deve essere il grilletto prima di andare a sparare. Qui abbiamo invece il selettore di fuoco, come potete vedere a seconda di dove lo posiziono il pallino si illumina e mi dice cosa sto facendo, e lo possiamo calibrare, quindi a seconda di dove lo andiamo a impostare ci permette di calibrare ogni posizione del selettore di fuoco. Qui abbiamo invece le impostazioni per il gearbox, abbiamo il freno oppure il dente, questo è riferito ovviamente agli ingranaggi. Qui invece troviamo le statistiche, molto figo che qui ci dica quanti pallini abbiamo sparato in totale. Qui ci dice che ne abbiamo sparati 14, perché oltre ai 5 di prova che sono riportati appunto nel modulo di controllo fatto da Specnars, ne abbiamo altri 14 che sono stati sparati in totale per controllare che il fucile funzionasse veramente al top. Quindi non ne hanno sparati solamente 5, ma sono arrivati a spararne 14 per controllare veramente che il fucile fosse perfetto in tutti i sensi. Troviamo il ratio di fuoco, che ovviamente qui non è selezionato perché col fucile non ci si è praticamente sparato, con una minima, massima e ovviamente media. La risposta del grilletto, sempre con minima e massima. Qui possiamo vedere che ci sono 63 millisecondi come minima e 65 millisecondi come massima, dandoci una media di 64. La temperatura del gearbox, sempre con minima, massima e media. Il passaggio di corrente, anche qui con minima, massima e media. E poi il voltaggio, sempre con minima, massima e media. Questo viene particolarmente utile quando, dopo aver giocato, vogliamo controllare come ha performato il fucile, e ci permette ovviamente di andare a controllare che tutto abbia funzionato come deve. Nel caso uno voglia ovviamente controllarlo in maniera efficiente al 100%, non abbiamo bisogno per forza di controllare le statistiche, ma si può andare in diagnostica e ci vengono notificati gli errori. Qui ci dice che non ce ne sono, perché
perché ovviamente il fucile non ne ha, essendo nuovo di pacca. Perfetto, adesso facciamo finta che io voglio andare a impostarmi il fucile. Mi basta andare in setting, come vi ho fatto vedere, e voglio impostare safe burst auto, che mi permette di avere la sicura e la modalità semiautomatico con una raffica precisa e preimpostata. Il precocking lo attiviamo in modo tale che il fucile sia più reattivo. Facciamo in modo che il fucile mi selezioni la modalità di fuoco a seconda di quella che è impostata sul fucile. Il precocking boost lo mettiamo a medio in modo tale che sia veramente veloce. E la burst mode la mettiamo a full. E il burst che impostiamo lo mettiamo da 4, giusto per cambiarlo, in modo tale che mi spari 4 pallini quando il fucile sarà messo in semiautomatico. La stabilizzazione del ROF l'attiviamo in modo tale che i pallini vadano dritti in fila come le papere. ROF control lo mettiamo al 100%. Lo snap fire delay non ci serve, anche perché vogliamo il fucile iperreattivo. La batteria lipo è perfetta, il battery cell è automatico, l'avviso di batteria bassa lo lasciamo così che va benissimo, il limite di 30 pallini lo togliamo perché quando siamo in automatico vogliamo sparare fin quando ci tira, il cycle detection lo attiviamo perché dopo aver giocato voglio vedere come ha performato il fucile, l'equalizer va bene a 2 volt, il brake lo attiviamo al 100%, va benissimo, poi il gear ratio lo mettiamo standard. Nel caso andiate a scancherare col telefono e sbagliate a impostare le cose e non vi ricordiate come siano standard, vi basterà andare a premere quindi qui in alto e avrete 2 opzioni: o rimettere i parametri come erano stati impostati di fabbrica o quelli di default. Finito di settare il fucile, ci basta sconnetterci. Intanto qui è stato salvato tutto, stacchiamo i cavi e il fucile è pronto per andare a spaccare i culi. Bene ragazzi, passiamo alla prova di tiro. Ci ho attaccato l'in esterno, ovviamente voi ci attacca chi è che ha colpito il testa di ca... ed è ancora in safe. Non in piante. Why are we still here? Just to suffer. Lo proviamo prima in semi e poi in auto. Ricordatevi che abbiamo... vabbè, ma allora dillo che lo fai apposta. Prima in semi con raffiche da 3 e poi in full auto. In full auto. Ah, in full auto. Fidarsi di Giuseppe, c'è il fuoco sull'estintore. Era automatico. Tua nonna è automatica. Abbiamo raffiche da 3. Io adesso sparo sulla folla. È stato che c'è il fuoco sull'estintore. Why are we still here? Just to suffer. Every night I can feel my leg. Partiamo col semiautomatico con raffiche da 3 e poi andiamo in automatico. Aspetta, che lui arma prima. Ah ok, quello lì è per cui. Rispondiamo a Matte. E non ce l'ho il colpo singolo io. Ma solo 5 minuti. Bene, partiamo col semiautomatico a raffiche da te e poi in full auto. Così ci ha caricato il pre-cooking. Ultra reattivo. Proviamo l'automatico. Croccante. Bene, passiamo alle conclusioni finali. Primo punto di forza, sovrasta sicuramente tutti gli altri, è il fatto che venga equipaggiato di fabbrica con un sistema Titan. Questo vi permette non solo di risparmiare soldi, perché non dovete far aprire il vostro fucile e farcelo montare dentro, ma è già settato, è già pronto. Vi dà anche un vantaggio tattico, ma soprattutto tecnico, che vi permette di conoscere e di impostare il fucile in maniera meticolosa. La possibilità di impostare la sensibilità del grilletto, la raffica, vedere come ha performato il vostro fucile durante la partita, sono tutte cose quasi del futuro da un certo punto di vista, perché potrete avere sempre sotto controllo il fucile, potrete impostarlo a seconda della situazione, dell'evenienza, dei vostri gusti. Anche nel caso ci siano malfunzionamenti, non rischierete mai di utilizzare il fucile in condizioni non appropriate, perché vi verrà sempre notificato e potrete intervenire sul piccolo problema che può avere prima che diventi un incendio in Siberia. Brutto, eh? Inoltre, essendo un fucile prodotto da Specna, siamo ormai arrivati a conoscerlo abbastanza bene per dire che è un fucile di ottima qualità, con un prezzo sicuramente competitivo, ma che funziona ed è strutturalmente solido. Questo lo dico non solo come parere personale, perché anche io ho avuto e ho Specna, ma proprio come negozio, in quanto ne abbiamo venduti una 50ina e non abbiamo ancora riscontrato nessun tipo di problema. Quindi, standing ovation per Specna. Tagliando corto, questo è un fucile che unisce 2 degli elementi più importanti nel soft air, ovvero una capacità tecnica, specifiche tecniche del fucile ottime,
in quanto abbiamo il Titan che ormai si è consolidato sul mercato come un'ottima centralina, non ci hanno messo dentro una centralina a caso creata da loro, ci hanno messo il Titan che è il top della gamma. E poi Specman, che offre sempre un prodotto di ottima qualità, resistente, pensato perché possa essere utilizzato dall'operatore, si adatti all'operatore nel migliore dei modi, arrivando quindi ad avere un prodotto completo da ogni punto di vista. Specman mi fa bagnare, come dicono le teenager. Bene ragazzi, questo è tutto quello che avevo da dirvi su questo fantastico piccolo gioiello. Vi consiglio di venire a provarlo perché è particolare, è un fucile che si adatta perfettamente ai bisogni di un qualunque soft gunner, beginner o veterano, insomma. Piccola parentesi, non dimenticatevi di andare a votare il commento 6 mm sul video della settimana scorsa se volete vedere una recensione su un fucile atroce, quindi andate a votarlo, altrimenti niente video. Qui da Red è di nuovo tutto, noi ci vediamo settimana prossima con il nuovo video. Stay angry!